Da spreco a opportunità, la gestione degli avanzi nella ristorazione scolastica. Visitando le mense scolastiche al termine del consumo del pasto, può essere evidente ritrovare nei piatti uno scarto alimentare visivamente consistente, a volte esteso a tutte le tipologie di cibi distribuiti. Queste sono fotografie scattate all'interno di un refettorio scolastico alla fine del pranzo e documentano uno scarto consistente di pasta, insalata, formaggio, frittata, pane e verdura. Che destino hanno questi cibi lasciati dai bambini nei piatti? Se non sono recuperati, diventano scarto, cioè rifiuto. Se lo scarto alimentare si ripete ad ogni pasto in mensa, si genera uno spreco alimentare importante. La definizione di spreco alimentare è la seguente: alimenti e cibo prodotti che non sono consumati e che non sono recuperati per il consumo umano, animale o per la produzione di energia o beni. Si può fare qualcosa? Cosa può fare la Commissione Mensa? In caso di spreco alimentare evidente, la Commissione Mensa può portare all'attenzione dei titolari del servizio di refezione scolastica, le amministrazioni comunali o le direzioni delle scuole private, la problematica e proporre che si studino, di concerto con gli altri attori coinvolti nella ristorazione scolastica, iniziative per ridurre lo scarto. ATS Bergamo ha sperimentato e proposto ai comuni un protocollo per la riduzione dello spreco alimentare. Gli obiettivi del progetto sono far sì che il bambino mangi tutto ciò che ha nel piatto, educare il ragazzo alla corretta alimentazione e responsabilizzarlo alla riduzione dell'eccedenza e dello spreco, ridurre lo spreco alimentare e recuperare l'eccedenza a scopo benefico. Il progetto è coerente e tiene conto delle norme vigenti in materia di riduzione dello spreco. La norma nazionale indica le modalità per la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale. Le linee guida regionali supportano tutti i soggetti che si avvicinano al mondo della donazione alimentare affinché il percorso di recupero e ridistribuzione venga gestito con la garanzia della sicurezza alimentare. Il progetto deve necessariamente coinvolgere tutti i soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti: il comune o direzione della scuola come soggetto titolare del servizio di ristorazione scolastica, la ditta che gestisce il servizio, i genitori e gli insegnanti dei bambini utenti del servizio, la ONLUS o un ente pubblico o privato costituito per finalità senza scopo di lucro che potrà essere implicato nel processo di ritiro e ridistribuzione a scopi sociali, e l'ATS che svolge un ruolo di facilitatore del processo. Il progetto prevede vari steps: misurare l'entità dello scarto alimentare, valutare le modalità di distribuzione del pasto ai bambini, informare del progetto le famiglie dei bambini utenti della mensa, individuare la ONLUS o l'ente disposto a collaborare al progetto e formare volontari, selezionare le famiglie indigenti e organizzare la distribuzione degli alimenti recuperati. Proviamo ora ad esaminare i vari passaggi. Qual è l'entità del fenomeno spreco alimentare nella ristorazione scolastica? Per prima cosa è necessario quantificare l'entità dello spreco alimentare, perché non può bastare un'impressione ricavata da alcune visite in refettorio. Pertanto viene proposto il monitoraggio dello scarto alimentare per 2 settimane consecutive, in collaborazione con l'azienda di ristorazione che gestisce il servizio. Il monitoraggio consiste nel raccogliere e pesare separatamente gli avanzi rimasti nel piatto di primo, secondo, contorno, pane e frutta. In questo modo si potrà avere un'indicazione precisa delle tipologie e quantità dei piatti scartati dai bambini. Dalla valutazione dei dati si ricavano delle informazioni importanti per decidere come procedere a seconda che lo scarto sia limitato ad alcuni piatti non graditi, concentrato in alcuni giorni, o generalizzato ed esteso. Dalla valutazione dei dati del monitoraggio si ricavano delle informazioni importanti per decidere come procedere. Se lo scarto è limitato ad alcuni piatti non graditi, si può provare a sostituirli o a cambiare la ricetta. Se è generalizzato ed esteso a molti piatti, può essere implementato un progetto per la riduzione dello scarto, il recupero e la ridistribuzione a fini sociali.
In questa fase può essere utile, coinvolgendo gli insegnanti, una valutazione aggiuntiva sulla qualità e tipologia delle merende consumate a scuola dai ragazzi, che possono influenzare il senso di sazietà e l'appetito, pregiudicando il consumo del pasto in mensa. In tal caso è utile suggerire un intervento della scuola per favorire il consumo di frutta fresca o frutta secca come spuntini. Il fulcro del progetto è rimodulare la porzione somministrata ai bambini, che può quindi essere offerta, ridotta o intera, concordando con loro che la porzione scelta deve essere consumata completamente. Lo scopo è evitare l'avanzo sul piatto non più recuperabile e ridistribuire l'eccedenza rimasta all'origine. Qualora il bambino abbia ricevuto una porzione ridotta a sua richiesta, può completare il pasto con la porzione di cibo mancante. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i compiti di ciascun attore coinvolto nel progetto. ATS di norma è soggetto a cui si rivolgono i comuni che intendono avviare un progetto di riduzione dello spreco alimentare per avere informazioni e indicazioni. ATS si rende disponibile a collaborare e favorisce l'interazione dei vari soggetti, aiuta a capire i loro ruoli e compiti e fornisce anche un supporto per il rispetto degli adempimenti legislativi richiesti ai fini della sicurezza alimentare laddove serve. Il comune, in quanto titolare del servizio di ristorazione scolastica, attiva il progetto, individua la ONLUS o l'ente disposto a collaborare per la ridistribuzione del cibo, stipula un accordo formale con la ONLUS e la ditta di ristorazione, seleziona le persone o comunità in stato di bisogno, destinatari del cibo recuperato, informa del progetto le famiglie dei bambini che frequentano la mensa scolastica. Per la scuola le insegnanti possono effettuare in un intervallo di tempo definito, ad esempio un mese, un monitoraggio delle merende che i ragazzi portano a scuola. In base ai risultati dell'indagine potrebbero scaturire interventi di educazione alimentare. Sensibilizzano i bambini alle tematiche dello spreco e durante la distribuzione del pasto assistono i bambini aiutandoli nella scelta della porzione, normale o ridotta. Il gestore del servizio prepara sempre la quantità di cibo indicata nella tabella dietetica e può concordare con gli altri partners la distribuzione di porzioni ridotte anche attraverso modalità diverse, ad esempio mediante self-service. A seconda delle attrezzature disponibili, propone le modalità di conservazione, confezionamento e consegna delle eccedenze alimentari da adottare. La ONLUS o ente benefico visita preliminarmente i nuovi utenti selezionati dal comune, illustra loro le modalità e le regole del servizio, consegna un volantino con le indicazioni igieniche da rispettare per la gestione del pasto, con i suoi volontari organizza il ritiro e il trasporto dei pasti. Per la parte di sua competenza, ritiro pasti, conservazione se prevista, trasporto e consegna, predispone una semplice procedura ai fini della sicurezza alimentare. Alla fine del primo anno scolastico in cui il progetto è stato avviato, è consigliato un nuovo monitoraggio, utilizzando le stesse modalità, per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Il monitoraggio consentirà di valutare se il progetto ha avuto una buona riuscita o se necessita di ulteriori interventi.